Buonasera a tutti, a voi che siete qui presenti ed a tutti coloro che pregano con noi attraverso Maria Vision. Sono Serena della comunità di Nazareth Mater Dei, che si trova a Sesto Fiorentino, vicino Firenze. Ci troviamo per adorare il Signore Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, dimorando nella Sua parola. Vi ricordo i sacerdoti, custoditeli nel vostro cuore, pregate per loro, aiutateli come potete, con le vostre offerte quotidiane, i vostri servizi, come potete, perché un sacerdote santo può aiutare tante persone a camminare incontro a Dio. Questa sera pregheremo con il Salmo 139, che si intitola Inno a Dio che tutto conosce. Dal Salmo numero 139. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi di lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino ed il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie.
Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Scruta, mio Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore. E guidami per una via di eternità. Facciamo qualche istante di silenzio. Questo salmo è stato definito come il salmo dell'amore implacabile di Dio. Implacabile vuol dire irriducibile, irremovibile, incrollabile. Quindi questo è il salmo dell'amore irriducibile, irremovibile e incrollabile di Dio, cioè di quell'amore
che è talmente forte che non riesce a non pensare all'amato. Noi, ognuno di noi, è continuamente oggetto del desiderio e dello sguardo di Dio. Siamo continuamente guardati e desiderati da Dio. Questo salmo, cantato dal re Davide, ci aiuta ad entrare nella contemplazione del volto di Dio che è presente sull'altare in tutta la sua meravigliosa bellezza, nascosta ai nostri occhi umani. Queste parole della Scrittura, mostrandoci il volto di Dio, per contrasto, ci mettono davanti alla nostra verità, alla conoscenza di noi stessi nella verità. Come dire, guardando il volto di Dio, comprendiamo chi siamo noi, sia nella nostra umanità, sia agli occhi suoi. Questo salmo va contemplato. Proviamo a sussurrarlo dentro di noi. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Non è un guardare superficiale, è un guardare con attenzione, senza distogliere lo sguardo, cioè io sono guardata e perfettamente conosciuta. Signore, tu sai quando siedo e quando mi alzo, cioè il Signore veglia su di me, non mi perde mai di vista. Signore, mi guardi quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, cioè il Signore è presente nella mia vita e nel mio cammino, in ogni mio passo. Signore, intendi da lontano i miei pensieri, che bellezza, qualcuno che mi capisce al volo, senza bisogno di tante parole, senza fraintesi, com'è liberante, quanta pace e quanto riposo. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Il Signore sa quello che penso, quello che c'è nel mio cuore, conosce ogni mio desiderio ed ogni mio dolore, che io ne sia consapevole oppure no. Dio è onnisciente, cioè sa tutto. Questo verbo conoscere nel mondo ebraico non indica una semplice conoscenza, conosco Tizio, conosco Caio. Indica, ascoltate bene, la penetrazione totale di colui che conosce nell'oggetto o nella persona conosciuta. Come dire, il Signore ci penetra fino in fondo, ci conosce fino in fondo. Noi siamo in ogni momento del giorno e della notte, in ogni attimo della nostra vita, guardati dallo sguardo amoroso ed amorevole di Dio. Avete presente un bambino piccolo di pochi mesi? Vi è mai capitato di tenerlo in braccio? È così attraente, anche se non sappiamo spiegarci il perché, che non riusciamo a smettere di guardarlo. Non possiamo fare a meno di sorridere e sentire gioia nel nostro cuore. Guardarlo ci basta. Guardandolo non abbiamo bisogno di altro. È come se il tempo si fermasse. Ecco, così siamo noi agli occhi di Dio. Siamo ai suoi occhi così belli, così capaci di rapire la sua attenzione, che non si stanca di guardarci. Siamo per lui così importanti, che non si stanca di amarci. Siamo per lui così suoi, che non si stanca di portarci in braccio. Lo sguardo di Dio è su di noi. È su di me, è su di te, in ogni momento. Il Signore ci guarda sempre, ma non ci guarda con uno sguardo indagatore per cercare di vedere quello che facciamo di male, per giudicarci e condannarci. No, ci guarda sempre semplicemente perché è follemente innamorato di noi. Non riesce a staccare da noi i suoi occhi, proprio come fanno un babbo ed una mamma col loro piccolino. Ecco, noi siamo sempre presenti a Dio e questo, se lo comprendiamo,
provoca nel nostro cuore una gioia ed un'esultanza così forte da non sapere come fare ad esprimerla né a contenerla. Noi siamo continuamente guardati da Dio, perché infinitamente amati da Lui. Ma noi, io, cammino alla sua presenza, cioè nella mia giornata. Dio è presente ai miei occhi come io lo sono ai suoi? Oppure vivo come se non ci fosse, non ci penso mai, mi dimentico di lui, non gli rivolgo parola. Vedete, essere trascurati o peggio ancora ignorati da colui o da colei che noi amiamo è motivo di grande sofferenza. Facciamo qualche istante di silenzio. Dio non solo è onnisciente, cioè sa tutto, conosce tutti e tutto fino in fondo, ma è anche onnipresente, cioè è ovunque. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Siamo immersi in Dio, come lo è una goccia d'acqua nell'oceano. Ci avvolge completamente e ci tiene la sua mano sulla testa, cioè ha cura di noi sempre e ci benedice.
Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta ed io non la comprendo, è per me inaccessibile. Dio è sapientissimo, la sua sapienza pervade tutto l'universo ed è così profonda da non essere afferrabile né indagabile all'intelletto umano. A Dio noi possiamo offrire solo la nostra fede, la nostra fiducia. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Lontano dal Signore non si può andare, né esiste un luogo che gli sia nascosto. L'amore di Dio è così grande, così forte, così ovunque, che mi raggiunge sempre, che lo sappia oppure no. Mi raggiunge in cielo, mi raggiunge negli inferi, all'estremità del mare e mi afferra. L'amore di Dio è così grande, così forte, così ovunque, che sempre mi guida e mi sostiene. Mi raggiunge anche quando sono nelle tenebre, perché le tenebre per lui non sono tenebre. Le tenebre per lui sono come luce e la notte luminosa come il giorno. Capite? Ma chi è venuto a raggiungermi negli inferi? Per chi la notte è come luce? Dio Padre ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio suo nel mondo, non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Ecco, così è l'amore di Dio per ciascuno di noi. È pieno, totalizzante, è tutto per me ed è tutto anche per te. Come è possibile non accorgersi di quest'amore che da sempre Dio ha per noi? Come non accorgerci di questo pensiero amoroso che ci crea col suo stesso desiderio, che dà senso ad ogni nostro giorno, anche a quello più doloroso, e che dà un senso alla vita di ogni persona, anche di quella che più si sente sola e disperata? Certo, noi cerchiamo la ragione del male, della sofferenza, ma non possiamo darci spiegazioni di tutto. Possiamo però fidarci di un amore tanto grande, possiamo fidarci di chi ci ha chiamato alla vita e possiamo credere che ogni nostro respiro non è invano e che siamo destinati a vivere per sempre. Quanto credo in Dio, quanto mi fido di Lui, quanto mi abbandono al suo amore provvidente. Facciamo qualche istante di silenzio. Sì.
puro rifugio nella tua grazia. Voglio restare, Santo Signore, sempre con te. Quando sono povero, allora sono ricco perché sei la mia ricchezza. Quando sono malato, è in te che trovo vita perché tu sei guarigione. Gesù, io confido in te. Versetto 13, 14 e 15. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto. Dio può tutto. Crea tutto con infinita sapienza. Noi da sempre siamo nel pensiero di Dio, da sempre siamo conosciuti e da sempre amati. Dice Gesù: il Padre mio vi ha amati come ha amato me, prima della fondazione del mondo. Pensate un po'. Dio ci plasma, ci crea, ci chiama alla vita e alla vita eterna. Noi non solo siamo nelle mani di Dio, ma siamo capolavoro del suo amore materno e paterno, creati ad immagine del Figlio come un prodigio. Numerose sono le meraviglie del mondo, ma la più grande delle meraviglie siamo proprio noi, capolavoro uscito dal cuore di Dio. E dire che tutti i nostri giorni erano scritti nel suo libro quando ancora non esisteva uno, non significa dire che il nostro cammino è già determinato e che non siamo liberi nel nostro agire. No, al contrario, significa che nessuno dei nostri giorni andrà perduto. E sapete perché? Perché Dio lo custodisce, perché Lui ha da sempre cura di noi, figli amati nel Figlio amato. Ecco, questo Salmo, parlandoci di Dio, ci fa comprendere la vocazione prima dell'uomo, che è la vocazione alla vita e la vocazione all'amore. Questa è la prima di tutte le vocazioni che noi abbiamo ricevuto. Prima anche di quelle di speciale consacrazione, prima di quella matrimoniale. La vocazione alla vita e la vocazione all'amore, in qualunque stato di vita poi venga vissuta. Dice il Signore a Geremia: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce ti avevo consacrato, cioè riservato a me. Come dire, questa vocazione che investe gli anni, i mesi, i giorni, le ore della nostra vita
è sempre sotto lo sguardo di Dio, è sempre in Lui, è da sempre ed è per sempre. In Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, pensate un po', in Lui esistiamo. Lo ridico dal libro degli Atti degli Apostoli. In Lui viviamo, quindi Lui è la nostra vita. In Lui ci muoviamo, siamo inseriti dentro di Lui ed in Lui esistiamo. Cioè in Lui siamo, ci attratti dal nulla per portarci all'esistenza, all'essere. Noi siamo in Lui e Lui è in noi. Il viaggio dell'uomo in cerca della propria verità, del motivo del proprio essere, è sempre sotto lo sguardo di Dio, che ci anticipa e ci attende, che ci contiene e ci abita. Cioè, se ci pensiamo, è da perdere la testa. Per questo, per incontrare Dio è necessario entrare nel mistero del nostro cuore. È necessario discendere nel mistero della nostra piccolezza. Guardare Dio ci pone davanti al nostro limite. Guardare Dio ci fa scoprire tutta la nostra povertà. Una povertà che però diventa il luogo di incontro con Lui, nostro Creatore, per noi padre e madre. Dice Giobbe: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. E San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, non abbiamo portato nulla in questo mondo. E nulla possiamo portarne via, ma siamo stati fatti come un prodigio, frutto dell'amore infinito di Dio che continuamente opera per rivestirci di sé. Come dire, dobbiamo conoscerci, scoprirci nudi per lasciarci rivestire di Cristo. Dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che le unisce in modo perfetto. Eccolo qua, questo è Dio, questo è il volto di Dio. Vede? Si mostra ai nostri occhi, ve lo dico, tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportazione, perdono, tutto riassunto in un'unica parola, amore. Dio è amore. Chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Quando sono tenerezza, sono in Dio. Quando sono bontà, sono in Dio. Quando sono umiltà, sono in Dio. Quando sono mansuetudine, sono in Dio. Quando sono magnanimità, sono in Dio. Quando sopporto quel fratello o quella sorella che proprio non li posso sopportare, sono in Dio. Quando perdono, sono in Dio. Quando amo, sono in Dio. Vedete? Come il Signore si mostra ai nostri occhi. Pensiamo che sia lassù, ma è alla nostra portata.
si è fatto, si è reso alla nostra portata. Sentite la gioia nel cuore, quell'esultanza che nasce dalla contemplazione del volto di Dio. Così possiamo comprendere un poco quelle parole dei discepoli di Emmaus. Non ci ardeva forse il cuore quando lungo la via conversava con noi e ci spiegava le scritture? Questo salmo non solo ci offre un grande incoraggiamento per la fedeltà di Dio nel passato e per la fiducia che con Lui possiamo avere riguardo al futuro, ma ci invita ad adorare con tutto il cuore la santità di Dio ora, nel presente, su questo altare e nella nostra vita, nelle nostre gioie, nelle nostre difficoltà e nei nostri dolori. O Signore benedetto. Il Signore ci ama così, capite? E noi dobbiamo cercare di riamarlo, di adorarlo, di ringraziarlo, di vivere un pochino di più per Lui. Signore, quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero. Se volessi contarli sono più della sabbia, ma mi risveglio e sono ancora con te. Che meraviglia aprire gli occhi al mattino e sapere che Lui c'è, che c'è sempre. Vedete, di uno dei discepoli di Emmaus, sappiamo che si chiamava Cleopa. L'altro Luca volutamente non ci dice il nome. Sarà stata la moglie? Sarà stato un compagno di viaggio? Sarà stato un altro discepolo del Signore? Sicuramente. Ma proprio perché quest'altro discepolo non ha nome, è perché è ciascuno di noi. Siamo noi in cammino con Cleopa che ci allontaniamo da Gerusalemme, ci allontaniamo da Dio, scendiamo verso Emmaus. E il Signore si fa prossimo nel nostro cammino, ci viene accanto, ci spiega la scrittura, ci fa comprendere la verità. Non ci ardeva forse il cuore per la miseria. Noi siamo proprio amati da Dio, è questa la grande verità di cui tante volte non siamo consapevoli e di cui spesso ci dimentichiamo. Noi siamo amati da Dio e dobbiamo dirlo ai nostri fratelli, dobbiamo tornare nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, ad annunciare che siamo infinitamente amati, infinitamente amati, di un amore che è da sempre e che è per sempre. Davvero il Signore è il mio compagno di viaggio. Allora, che dire? Con fiducia e verità. Davvero, davvero possiamo dirgli, Signore, conosci il mio cuore, Signore, conosci i miei pensieri, guarda se percorro una via sbagliata e guidami per una via che conduce a te, guidami per una via di eternità. E buon cammino a tutti. Tu sei la vera gioia, tu sei il Signore, tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza, tu sei il Signore. Amore.
mondo.